Buonasera a tutti, sono Andrea Ro, il timoniere dell'imbarcazione SB20 Merci Beaucoup dell'armatore Massimo Fullone del circolo Velikon da Buena di Taranto. Per questa tappa del campionato italiano SB20 di Numana, a bordo eravamo io al timone, Corrado Capeceminutolo alle scotte e alla tattica, Massimo Fullone prodiere e aiuto prodiere Paola Mastromarino, che è una giovane promessa della vela tarantina. Il nostro campionato è stato un campionato, diciamo, buono per quanto riguarda la velocità, per quanto riguarda la messa a punto dell'equipaggio. Purtroppo abbiamo pagato il primo giorno un po' di mancanza di affiatamento del team e quindi le prime due prove, che potevano essere due primi posti, le abbiamo un po', diciamo, abbiamo finito una volta quarti, una volta secondi, perché alla prima prova ci è scappata la drizia dello spi ed è andato in testa d'albero, e alla seconda prova invece è una mainata poco felice nell'ultima boa di poppa, ci ha fatto andare il genacre un po' in acqua e quindi Antonello Ciabatti ne ha subito approfittato e ci ha passato anche a quella prova. Però tutto sommato dopo siamo andati crescendo e alla prova lunga l'abbiamo vinta e l'equipaggio è cresciuto, non si poteva pretendere di più da un equipaggio messo su il giorno prima del campionato italiano, insomma, quindi sono più che contento di tutti i ragazzi del mio team. È la prima volta che abbiamo tentato di fare una lunga, o meglio una costiera di 8 miglia, passando davanti al Conero, insomma, quindi sotto questo monte che dal punto di vista naturalistico sicuramente è stata un'esperienza stupenda. Il vento non ci ha accompagnato molto, quindi abbiamo avuto sino all'arrivo passaggi e sorpassi a distanza di 10 metri, perché bastava capitare in una bolla d'aria, non camminavi e quello a fianco a te ti passava, e sino all'ultimo la regata è stata aperta, tant'è che anche noi abbiamo finito primi e a metà regata eravamo quinti, quindi sino all'ultimo, ecco, tiene aperti, questa esperienza mi dice che tiene aperti i giochi sino all'ultimo, non si può dire mai nulla, e soprattutto il punteggio non era scartabile, quindi questo ovviamente ha riaperto il campionato nella giornata di ieri. Tutto sommato è stata una bella esperienza questa di questa lunga, e 8 miglia sinceramente non pesano, pensavo sarebbe stato più faticoso, invece 8 miglia è stato molto bello ed è stata un'esperienza nuova, secondo me da ripetere.